Citroën Italia ci ha dato la possibilità di guidare la piccola C1 in allestimento DJ e insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo apprezzato le doti di questa piccola cittadina che può definirsi come agile, simpatica, sbarazzina ed estremamente economica in quanto al consumo. La C1 DJ misura soltanto 3.440 mm di lunghezza e 1.630 mm di larghezza. Ma se queste dimensioni vi sembrano piccole, basta accedere all'interno in qualsiasi posto disponibile e subito ci si rende conto che non manca la comodità, grazie anche all'accorgimento di posizionare le ruote nei quattro angoli dell'architettura dell'auto, lasciando sbalzi ridottissimi. L'accessibilità è molto buona grazie all'ampio angolo di apertura delle quattro portiere e seduti al posto di guida si trovano subito le regolazioni ideali per ogni conducente, incluse le persone alte che non trovano difficoltà a individuare le regolazioni giuste. Il cruscotto è spartano, come tutta la plancia, ed è composto da uno strumento tondo dove si trova il tachimetro e l'indicatore del livello della benzina, ed un altro aggiunto in alto a sinistra, a modo di appendice, con il contagiri. Ricercato è il design del climatizzatore, che si trova nella plancia sotto l'impianto radio. Insomma, tutto quello che serve per trasportare comodamente quattro persone, mentre in cinque si sta un po' stretti nei posti posteriori. La versione DJ che abbiamo guidato era dotata di quattro airbag, climatizzatore manuale, dei fari diurni a LED e chiusura centralizzata con telecomando. Inoltre, radio con quattro altoparlanti e connecting box, ingresso USB e Bluetooth, per telefono e audio. Abbiamo rilevato la mancanza del pulsante per abbassare entrambi i vetri anteriori nel posto guida. Quindi, se si viaggia da solo e si vuole avere il finestrino giù nel posto anteriore passeggero, bisogna fare qualche contorsionismo per premere il pulsante posto nella portiera destra. La stessa cosa abbiamo visto nella Volkswagen App che abbiamo provato qualche mese fa. Il motore benzina da 998 cm3 è in grado di erogare 50 kW di potenza, più che sufficienti per la filosofia della vettura, ovvero gli spostamenti in città o comunque in percorsi di corto raggio, ma l'abbiamo guidato anche in autostrada ed oltre ad essere molto silenziosa in tutti i casi, la qualità della vita non risente nel modo più assoluto. Tenuta di strada, morbidezza del volante, sospensioni che compiono egregiamente il proprio dovere, sicurezza nelle sensazioni di guida e silenziosità di marcia sono i punti a favore. Il cambio meccanico a 5 marce asseconda in tutti i momenti la guida ed i rapporti sono stati scelti in modo da non stressare il conducente con le cambiate in continuazione. Le immagini che vedete sono state girate a Vernareggio, in mezzo al traffico, dove la piccola si comporta egregiamente. La Citroën C1 dimostra che essere piccola non vuol dire non essere accattivante. Infatti il design è molto riuscito, con il frontale che sembra sorridere, corredato dai due gruppi ottici a LED lineari in verticale e di tradizionali gruppi ottici. Infine parliamo del consumo ridotto, che si attesta in valori di 5,10 litri per 100 km nel ciclo urbano, 4,30 nel ciclo combinato, e soltanto 3,80 litri nel ciclo extraurbano. Il progetto originale, nato dalla collaborazione tra il gruppo PSA Peugeot Citroën e Toyota, permette di offrire un prodotto di qualità a prezzo contenuto e la vettura da noi provata viene offerta di listino al prezzo di 9.850 euro con un anno di assicurazione, furto e incendio incluso nel prezzo.